Ciao ragazze, allora nuovo video, questo sarà un video Get Ready With Me. Il look che ho realizzato per questo video è molto semplice, ho puntato molto sugli occhi, rilasciando le labbra nude. Come vedrete anche nel video sarà un pochettino polemico, anzi mi scuso se alcune volte ho esagerato un pochettino con i toni, ma veramente ho voluto mettere in chiaro alcune cose, alcune voci che sto sentendo e soprattutto voglio parlarvi anche io di questa nuova situazione sta creando su YouTube Italia. Spero che vi piaccia, un bacione. Mi vedete struccata perché oggi voglio provare con voi alcuni nuovi prodotti che ho ricevuto al Cosmoprof, che ho comprato ultimamente delle ultime collezioni, e volevo pure fare quattro chiacchiere per insomma darvi qualche aggiornamento. Come prima cosa applico sulle labbra il nuovo addolcilabbra che ho preso nella nuova bioprofumeria, per me è nuova, però c'è da qualche anno, a Frosinone, che si chiama Bio Make Up. Sono andata, ne metto un altro po' perché questo al cocco rispetto agli altri tende ad essere un po' più secchetto e io ho labbra già di mio molto secche, quindi abbondo. Vi dicevo, ho preso questo addolcilabbra nella nuova bioprofumeria che ha aperto a Frosinone e sono contentissima perché finalmente anche da me, che è un po' una zona disagiata in cui i negozi aprono proprio molto molto raramente, hanno avuto appunto il coraggio di aprire questo negozio che, cioè, da quello che so sta andando molto bene. Sul viso e sul collo sto applicando come base questa crema qui, che è la crema notte di Yeso Cosmetics. Ve l'ho fatta vedere anche nel video haul. La crema si è già assorbita, infatti ha un assorbimento molto rapido e mi sta piacendo tantissimo, anche se sono sincera la sto provando da pochissimi giorni. Iniziamo con la base viso e utilizzo, vabbè, come sempre il mio correttore preferito, che si è rotto, ma comunque è il correttore numero 04 di Alchemilla, questo un pochettino, vedete, aranciato, che mi permette di coprire bene le occhiaie. Mi piace abbastanza, anche perché già vedete è andato a neutralizzare un po' il nero, e ultimamente lo sto sfumando con la Mini Beauty Blender che ho preso da Sephora con una mia amica, infatti ne ho solo una. Ci siamo smezzate le beauty blender perché entrambe volevamo provarle e abbiamo detto vabbè, ci ammortizziamo il costo, ci dividiamo le spese. Mi sta durando tantissimo e mi sta piacendo molto. Passiamo al fondotinta. Normalmente io non metto fondotinta perché sento il viso sempre oppresso, strano, però stasera devo una cena, bagno la beauty blender e sto applicando il fondotinta, anzi il bio fondotinta in crema di Elan d'oro, che hanno presentato appunto per il Cosmoprof, che mi sta piacendo molto, e la tonalità che mi hanno dato è la numero 01. È un po' scuretta perché io tendo ad essere un po' chiara, non è molto coprente l'applicazione con la beauty blender. Ho notato che mi trovo magnificamente, infatti anche il patatone me l'ha fatto notare, con fondotinta più oliosi, e questo appunto è uno di quelli. Comunque ho pensato di farvi questo video, a parte per, vabbè, aggiornarci sugli ultimi prodotti che voglio farvi vedere per bene, perché comunque negli altri video non ho mai grandi occasioni, anche per parlarvi di una cosa che sta succedendo sul canale in questi giorni. Ho notato immenso magari no, perché comunque le visualizzazioni ci sono. Ho visto un calo riguardo YouTube. Applico intanto il fondotinta, questo minerale di Sephora, che è l'unico fondotinta di Sephora con buon inci, con il Kabuki che ho preso da Lidl. Vi dicevo che ho notato un pochettino un calo su YouTube, ma non riguardo le iscrizioni, anzi ringrazio tutte le nuove iscritte o tutti i nuovi iscritti
perché nel giro di 2-3 mesi siamo cresciuti tantissimo. Un calo un pochettino nelle visualizzazioni, soprattutto per alcuni video, un calo nei guadagni, perché ragazzi ci sta, cioè sono proprio strettamente sincera. Ragazzi, io ci tengo tanto al canale, nel senso che cerco sempre di realizzare video che possono interessarvi, che possono aiutarvi, come ad esempio quelli di Lidl, quando vado appunto proprio a vedere i nuovi prodotti. E insomma, mi dispiace se poi tutto il lavoro che faccio non è ben visto dall'altra parte. Metto anche un po' di cipria, che è questa, la compact, che è la compact powder nuova di Sien, ma la metto solo qui per paura di lucidarmi. E YouTube funziona come un algoritmo: i video che sono più visti sono anche quelli che naturalmente hanno più visualizzazioni, che potrebbero essere visti anche da altre persone. I video che poi hanno più like, più commenti, sono poi quelli con più visualizzazioni. Se vanno avanti i video con più like, sono quelli che sono visti di più. Mi dispiace che tantissimi video per cui mi sono impegnata, ad esempio anche la hair care routine, che ho fatto con grandissimo piacere, ho fatto tantissime clip, insomma passano un po' in secondo piano e magari altri video magari sono più apprezzati. Quindi quello che vi chiedo è semplicemente di lasciarmi più pollici in su e più commenti, perché comunque è quello che cerco di fare anche io, soprattutto ultimamente con i video che guardo, anche delle youtuber più famose o comunque delle ragazze che seguo. Intanto ho fatto le sopracciglia con la matita di Sien, ragazze che seguo, cerco di supportarle magari mettendo un like, perché comunque so che ultimamente con questa rimozione della monetizzazione da parte di YouTube, soprattutto noi canali più piccoli, siamo molto molto svantaggiati. Per il trucco occhi utilizzo la Duochrome. Volevo realizzare un trucco occhi più strong e lasciare le labbra nude, fare un trucco sui toni del verde come la maglia. Metto su tutta la palpebra questo giallino qui, polline. Se vi piacciono i miei video, se avete visto uno dei miei video e vi è piaciuto, vi prego, vi supplico di mettermi un like, che mi fa capire: ok Marzia, continua a fare questi video, a noi piacciono, di modo che aiutate anche me, anche perché come vedete vado sempre ad acquistare i prodotti, cerco naturalmente di essere sempre sincera nei vostri confronti. Se mi capitano collaborazioni, se ricevo prodotti in omaggio, naturalmente, cioè è inutile dirvelo, sono super contenta, ma se le ricevo io dichiaro tutto e spero che questa mia sincerità da parte vostra insomma venga apprezzata. E con il guadagno di YouTube poi vado sempre a riacquistare nuove cose. Ad esempio, mi piacerebbe farvi un video sul Natura Verde Bio. Instagram Stories ve l'ho scritto e tanti di voi mi hanno detto: sì Marzia, faccio un video. Ho messo in primis polline, poi sul resto della palpebra mela stregata, che è bellissimo, e adesso sto sfumando con un pennello, questo qui di Essence da sfumatura, che è bellissimo, Twilight. Prendo un altro pennello da sfumatura pulito e continuo questa qui di Essence, che si chiama My Must Have. Prendo l'unico colore che ha buonici e che ho preso, che è il numero 01, e lo utilizzo come illuminante. Allora, Essence, vi ho fatto il video, non so se è già andato online, ma comunque andrà online nei prossimi giorni, con tutti i prodotti con buonici nuovi. E sono un pochettino pochini, mi aspettavo qualcosa di meglio, sono sincera. E un'altra cosa che volevo dirvi è che, se avete fatto caso, che soprattutto per prodotti lab, ve l'ho ripetuto già in tanti video, ma lo ripeto perché ci sono sempre le solite polemiche, prodotti per le ciglia, adesso faccio qualche eccezione. Ad esempio, ho comprato le tinte di Kat Von D che non mi sono piaciute assolutamente. Insomma, io non sono una talebana del bio, cioè io sono una ragazza normale e spesso mi vengono fatte delle critiche, ma io di Kat Von D non comprerò mai il fondotinta, non comprerò mai la cipria perché è piena di dimeticoni, ma magari
comprerò la tinta labbra. Metto intanto all'interno dell'occhio come eyeliner la Sien Kajal. Compro questi prodotti perché comunque sono prodotti labbra. So che anche questi dovrebbero essere con buon inci, infatti naturalmente non tutti i giorni metterò una tinta di Kat Von D o un rossetto di Deborah, ma se stasera vado a cena con i miei amici e voglio mettere una tinta di Deborah, lo faccio senza problemi e non mi vergogno a dirlo. Perché vi dovrei dire, ah sì, io utilizzo solo i rossetti Alchemilla, solo i rossetti Puro Bio o solamente i rossetti Benecos? No, non è così. Spesso vado da Sephora e mi compro un rossetto di Kat Von D, ma credo non ci sia niente di male. Anche la batteria sta andando, quindi facciamo al volo il contouring. Questo intanto è il trucco occhi, mi piace tantissimo. Dalla Elegantissimi prendo questo colore qui che si chiama Peluche, che è il colore perfetto per me per il contouring. E adesso scaldo di nuovo ancora l'incarnato, perché vedete ha un tono un po' freddino, con la terra, non è di Wycon ma è di Liquid Flora, con cui mi sto trovando molto bene. Bene ragazzi, con questo è tutto, questo come vedete è il look finale, mi piace tantissimo perché questo ombretto di Essence tira fuori benissimo il colore degli occhi. Spero che questo video un po' polemico vi abbia tenuto compagnia, naturalmente pollice in su se vi è piaciuto, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video, un bacione, ciao!